Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioCore89. Siamo tornati qua su un nuovo video di Fortnite. Signori, vi ricordo che il mio codice creatore, se mi volete supportare, è CiccioGamer89. Vi ricordo che sono tutte le sere live su Twitch, link in descrizione per venirmi a vedere. Allora signori, andiamo a Fortnite solo. Oggi, sai che vedete che c'è? Voglio cominciare a darvi delle mie configurazioni per poter giocare le skin. Eventualità aveste, sì, queste cose che ho io. Allora, praticamente oggi giochiamo con il laureato in munizioni. Ci ho messo il taglionetto come strumento di raccolta. Il deltaplano fa cocero e l'assenza spettrale come scia. Secondo me è un bel setting. Signori, paracadute sulle spalle e let's go. Signorotti, andiamo al castello Marcondiro di Rondello. Allora, ogni volta che io vado al castello Marcondiro di Rondello non ci va nessuno. Quando io vado direttamente a Parco Pacifico, porca miseria, qua sopra c'è la gente che si massacra. Questa ormai è una cosa che io ci ho fatto ben chiara. Allora, dato che non siamo mica scemi. Ok, io intendevo proprio per quella roba là. Adesso vorrei capire. Ok. Ok. Mortacci tua. Con chi cazzo ce l'ha questo? Oni. Io vi giuro, ve l'ho detto, devo andare al castello Marcondiro di Rondello. E tra l'altro c'è uno incazzatissimo che aveva messo. Raga, tutta gente senza mani qua. Vabbè. Mannaggia allora. Quindi? Mannaggia oh. Mannaggia oh. Un botto di me. Però ci sta, vedi, 4 kill, facili. Visto. E mo noi ce ne andiamo qua sotto. Perché no? Dato che comunque. Ragazzi, se mi aspettate, vi voglio un botto di bene. 8. Ok. Qui mi sembra che c'ho tutto. Uno si era messo a scappare. Un botto. Ma un botto proprio, ragazzi. Potrei trovarlo ovunque, secondo me, eh. Più probabile verso casa. Perché è un peccato se non lo. Se non credo di trovarlo più. Giustamente, raga, questo non ha preso niente, raga. Ci stanno due casse e non le ha prese. Allora, questo posso andarlo a prendere. Il tesoro. Dietro, ragazzi, io non lo vedo il ragazzo. Cioè, non so dove possa essere. Minimamente. Devo prendermi un po' di legno, un po' di materiali, perché sennò rimango scoperto. Questo è fondamentale. Fondamentale. Comunque, avete visto, nelle parti più improbabili delle volte si fanno più kill. È così, raga. Così. Allora ragazzi, praticamente
Proprio giusto, giusto, sgravo sto tesoro, raga. Proprio... sgravo il punto giusto. Quindi possiamo fare tranquillamente così. Ma sì, 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 facciamo così. Però io non ho niente. Ah, vedi, qua l'hanno tolto. Io non ho niente per difendermi. Cioè, non ho escape. Non ho escape, ragazzi. Tre persone che mi fissano. Intanto io mi alleno un minimo nelle costruzioni. Vamo. Allora, vi devo dire, questa zona non mi piace per niente. Cioè, proprio non mi piace. Non mi piace. Comunque avete visto, ci avete fatto caso, ho fatto le 5 kill iniziali, ho cominciato a girare, non ho trovato più nessuno. Sto gioco è così. A meno che per l'appunto non trovi le rift, non trovi le cose. E allora forse forse. Oh raga, quanto è passata una settimana che sto camminando? Porca miseria, oh, che poi magari mo trovo uno che mi fa una shot incredibile, ho camminato 2 ore per niente. Vabbè. Fai te ne privi. E no, non te ne puoi privare. Tanto trovo un cazzo di nessuno. Raga, che cazzo sto vedendo? Pazzesco. Ok. Io non so come funziona quel robo lì. È la prima volta che lo vedo, eh. Ma ve lo dico seriamente, è la prima volta che lo vedo. Però non ho capito se uno ci può sparare. Non ci può sparare. Ma che roba è? Che cosa ho visto? Vedi là. Vedi? Va bene. Che fai, te ne privi? No, ma io come cavolo ci arrivo lì dove c'è la gente? Ma possibile? Dai, ma guarda, siamo già rimasti pochissimi. Vado a prendere quella, ecco. Da dove? Ok. Ok, ho fatto... ho fatto 58, ma... poi... vediamo un po'. Finito pure le munizioni, vedi? Ma io non ho capito, ma c'è ancora? Sì, c'è sta ancora, sì. Ma rovinato, comunque. Vediamo un po' se riesco a berlo. Perché lui se ne deve andare. Bubu, vabbè. Si fight un po' così. Lama del c***o.
guarda. Vediamo un po'. Ah, vabbè. Ma non ho preso colpi medi, ma porca. Ma quanto sono sfigato. Non ho colpi medi, ragazzi. Ok, loro stanno lì. C'era pure un lama, oh. Magari se aspettavo un po' di più. Poteva essere anche meglio. Non c'ho le muniz, raga. Là c'è una cassa. Lì c'è il coso. Ah. Io non credo che c'è tutta sta gente che mi guarda. Va bene. Vediamo se tante volte... Beh, qualcosa di decente l'ho trovato. Di decente. Boh, raga. Allora, capiamo un attimo. Ok, quello sta su su. Il coso mi sta qua. Siamo rimasti tre, quindi uno, due e tre. Uno, due, tre. Uno l'ho visto là, uno mi sta... tua, ma colpito dietro, guarda che roba, oh. Ragazzi va. Non so quanto io abbia fatto bene. Vabbè ragazzi, è andata così sta partita. È andata decisamente così sta partita. Non ci posso fare niente. La jump non la volevo mettere, sarà capito però. Vabbè. Finito in mezzo a un panino maledetto. Ma adesso io voglio vedere loro due che cosa si inventano. Voglio proprio vedere. Adesso c'ha 9 kill, va bene, ci sta. E non volevo mettere la jump, eh. Purtroppo è andata così, oserei dire. Adesso io voglio capire che cosa fanno. Spero vinca lui. Cioè se proprio devo chiedere. Perché per l'altro non è in safe. 31, 63, 6, 9... C'ha tipo 60 di vita, 70 di vita massimo. Vediamo un po'. Questo mi ha lootato sicuramente, c'ha...
Esatto. Ok, quindi lui va a piedi. Non ho capito bene, però. Posso dire che non mi sembra così forte, raga? Così è. A sensazione. Certo. Io non so se avete visto quello che ha fatto, ma chi siamo noi per giudicare? Nessuno. Signori, che strane partite. Io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che vi siate divertiti. Siamo arrivati terzi. Sono rimasto in mezzo a un panino enorme. Va bene così. Signori, se vi è piaciuto pollice in su, commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, vostro 89. Maledetta jump.